De Marpine, questo vuol dire ben poco, insomma, perché molte persone non hanno mai visto il mio spettacolo perché, ripeto, io lavoro poco, insomma, sono napoletano e da buon napoletano io nella mia vita ho fatto un po' di tutto. Io ho fatto cinema, teatro, cabaret, televisione, una volta volevo incidere pure un disco con 45 giri, ma quando l'ho proposto alla casa discografica, mi hanno detto: voglio fare un giro solo e tornatene a casa. Evidentemente non sono piaciuto, ma non mi sono fermato, perché? Perché sono napoletano. E il napoletano non si ferma avanti a niente, soprattutto avanti al semaforo. A Napoli i semafori sono un optional. C'è il classico Dio Partenopei in una delle vie principali di Napoli, via Marino, e va a sbattere. Con chi? Con un milanese. Il milanese scendeva anche e fa: senta, guardi, io venivo da sinistra, avevo una freccia, sa? Mi vengo adesso e tengo una pistola, qualcosa. Il milanese scappa, il napoletano puntualmente lo investe, il milanese si alza: oh, la madonna, non mi ha visto proprio, ma ti ho pigliato in piedi, non ti ho visto proprio. C'è un po' di attrito fra nord e sud, è preciso il milanese, però proprio da Milano parte questo scontro a catena che attraversa tutta l'Italia. C'è il classico tipo milanese che in bocca il casello dallo tostato con la sua balilla e sbatte, scende dalla macchina come se la macchina non fosse la sua. Ma sei scemo, ti sei fermato all'improvviso, sei una testa di rata. Ha sfasciato su il paraurti, sarà un danno di 150.000. Quello avanti lo guarda: ma non sono stato mica me, ma è stato quello avanti a me che si è fermato. Ma cosa vuoi che ne sappia io? La colpa è la sua. Sciobischeri, Maremma Bucaiola, io ho dovuto fermare per forza, perché c'era un signore avanti a me che si è fermato. Domandate a lui perché si è fermato, la colpa è sua, non è mia. Au, adesso mi dai i numeri. Io mi sono dovuto fermare d'obbligo. Oh, non mi fate girare così dette che stamattina già è uscita una giornataccia. Stamattina sono andato al bar, stavo a giocare a flipper, tiro una palla, mi va bene, un'altra palla, la tiro, mi va dentro. Un nano mi guarda e mi dice: oh, sta palla ti è andata male. Gli ho dovuto dire: perché a tuo padre con due gli è andata bene. Io vi voglio invitare soltanto a una riflessione sulla quale veramente dovete soffermarvi qualche secondo. Non sottovalutate mai il lavoro del cabarettista, perché noi cabarettisti siamo come i ginecologi, lavoriamo dove gli altri si divertono. Ciao, grazie.